Benvenuti a Consulenze 23, ho un ospite di riguardo accanto a me, è Marco De Roma, presidente di EFPA Italia. EFPA Italia è la fondazione che si occupa della certificazione dei professionisti del settore finanziario, consulenti finanziari in primis. Una realtà, caro Marco, che in questi anni è cresciuta in modo vertiginoso. Ecco, a questo proposito volevo che tu ci facessi il punto successo crescente e sull'aumento del numero dei certificati. Ecco. Sì, diciamo che abbiamo raggiunto la quota di 10.000, abbiamo superato la quota di 10.000 persone certificate, perché non dimentichiamo che il numero delle certificazioni è superiore al numero delle persone certificate, proprio perché questo sviluppo delle certificazioni specialistiche tende a creare in alcuni casi soggetti che hanno la doppia certificazione, quella generalista, AP, EFA e FP, alla quale si possono eventualmente abbinare le certificazioni. In primis l'ESG Advisor, che è stata la prima delle specialistiche avviate, e quindi oggi noi abbiamo superato le 10.000 persone certificate. Un bel successo che comunque testimonia come il bisogno di conoscenza sia fondamentale, soprattutto per affrontare mercati particolarmente difficili e impegnativi, e che quindi richiedono una cultura adeguata alle sfide che la professione ci mette di fronte. Allora, parliamo degli obiettivi della fondazione di qui ai prossimi anni, però andando un po' più sul breve, accenniamo anche quelle che poi sono le caratteristiche del vostro evento nazionale che si svolgerà quest'anno per la seconda volta consecutiva a Firenze. Sì, cominciamo a dire che l'idea, ancora un po' da meditare, da studiare, che vogliamo comunque proporre poi al mercato, è di identificare una sede un po' come avviene per il Salone del Risparmio, che ha una sede costante, fissa, in Milano, e Consulenze a Roma. Noi naturalmente stiamo cercando di sviluppare questa idea, tenuto conto anche che i nostri partner che collaborano con EFPA alla realizzazione del meeting ci suggeriscono un approccio diverso rispetto al passato. Con questo non voglio dire che EFPA rimarrà sempre fissa, noi vogliamo comunque avere un contatto con il territorio, ma con eventi un po' più contenuti, un po' più mirati, dove avere a disposizione delle sedi con numeri più piccoli ci dà una più ampia flessibilità anche in termini di costi, perché non possono essere trascurati in questo ambito. Marco, per chiudere, il mondo dei bancari, dei dipendenti di banca, sta dimostrando maggiore sensibilità verso i temi della certificazione? In soldoni, il numero di certificati anche tra i bancari sta crescendo? Sì, e noi possiamo proprio confermare che nel trend di crescita delle persone certificate EFPA sta proprio crescendo anche l'aspetto delle persone che lavorano, che operano all'interno delle sedi bancarie. Una cosa importante perché avvicina EFPA Italia al modello europeo, che ha una presenza bancaria molto più accentuata rispetto all'Italia, che ha una realtà un po' differente. L'albo sicuramente italiano è una caratterizzazione del nostro paese che ha inevitabilmente influenzato, tant'è che EFPA Italia nasce proprio su iniziativa di ANASF, l'associazione di categoria dei consulenti finanziari. E questo bisogna ricordarlo a chiare lettere, è un'emanazione di ANASF, una dimostrazione della
della capacità di guardare sul lungo termine dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. Marco, ti ringrazio per questa chiacchierata, ti faccio un in bocca al lupo per il futuro di EFPA Italia, che sarà sicuramente luminoso, e appuntamento sicuro a una prossima intervista dove parleremo bene sicuramente di EFPA Italia. Grazie, grazie molto. Grazie a tutti voi.